Sono iniziati oggi gli open day per le vaccinazioni agli over 60 a Pesaro, Fano e Urbino. Resta maggioritario il dato degli ultra sessantenni marchigiani che già si sono immunizzati con la doppia dose del siero, ma Regione e Asur non mollano sull'ampliamento della campagna, questa volta utilizzando il vaccino monodose. Fino al 30 luglio gli over 60 potranno infatti presentarsi senza prenotazione all'ex Ristò di Pesaro, al Codma di Fano o al Bocciodromo di Urbino e ricevere il vaccino anti-Covid Johnson Johnson in un'unica dose. Una possibilità che sarà resa possibile nella fascia oraria compresa fra le ore 16 e le ore 18. Si tratta di un'altra opportunità per la fascia anagrafica più avanzata della popolazione, sebbene l'attenzione del sistema sanitario resti soprattutto focalizzata sui giovani. Solo il 17% dei ventenni ha completato la profilassi vaccinale nelle marche, così come lo ha fatto solo il 20% dei trentenni. Ancora troppo pochi per sentirsi al sicuro, anche perché la variante Delta resta uno spauracchio che aleggia sulle marche. La nostra regione, come Sicilia, Campania e Abruzzo, è fra le quattro sotto osservazione per il monitoraggio del mantenimento della zona bianca. La settimana andata agli archivi si è infatti chiusa con la media di 16 casi positivi ogni 100.000 abitanti, un dato in lieve crescita rispetto agli ultimi giorni, ma che tiene ancora al riparo la regione dai 50 casi ogni 100.000 abitanti che determinano la zona gialla. Sotto stretta osservazione, però, l'andamento dei contagi della settimana che è cominciata oggi, come ogni lunedì, con dati ridotti all'osso per quel che riguarda contagi e tamponi. 9 i nuovi casi positivi, 0 quelli in provincia di Pesaro Urbino. Il tutto su 845 tamponi processati. Ospedali intanto quasi svuotati: 10 i ricoverati nelle marche, 2 quelli in terapia intensiva.